Ciao amici, bentornati sul mio canale, io sono Alfredo. Per chi non la conosce ancora, sappiate che oggi parleremo della Xiaomi, azienda cinese che si sta ritagliando la sua fetta di mercato abbinando prodotti di ottima qualità costruttiva a prezzi decisamente competitivi. Oggi andiamo a vedere le Xiaomi Piston nella loro versione fresh, cuffie in-ear che vi regaleranno molte soddisfazioni. Le ho provate per circa una settimana e la cosa che vi sbalordirà di più è sicuramente il prezzo. Se siete curiosi rimanete con me fino alla fine del video. Andiamo con la recensione. Partiamo dalla confezione. Nella piccola e semplice scatola troviamo, oltre alle cuffie, i gommini che servono per adattarle alle nostre orecchie. E sì, un inutile foglietto esclusivamente in cinese. Peccato, speravo curassero un po' di più il packaging, ma non possiamo chiedere troppo, sono pur sempre cuffie economiche. Il design però colma questa lacuna, è minimalista ed è curato in ogni dettaglio. Il modello che mi è arrivato è di un colore violaceo tendente al bluastro. Un colore particolare ma che personalmente mi affascina. Il corpo delle cuffie è in metallo e una leggera sabbiatura garantisce quell'aspetto opaco che potete notare, il quale grazie alla luce dona dei fantastici riflessi. In più è stato applicato un trattamento anodizzante che, unito alla sabbiatura, secondo Xiaomi aumenta la resistenza delle cuffie. Inoltre, dopo un po' che le tenete in mano, noterete che il dotto di uscita audio è inclinato di 45 gradi. Questo, oltre che per un puro fattore estetico, è volutamente costruito così per aumentare il grip con le nostre orecchie e migliorare la diffusione sonora al loro interno. In prossimità delle cuffie trovate quasi subito il controller in plastica dotato di un solo tasto ed un microfono per le chiamate. In merito ho effettuato un breve test. Bene, mi senti? Mi senti bene? Mi senti bene, perfetto. Ah no, niente, che stavo a parlare delle cuffie. Sì, stavo provando a vedere se funzionavano. L'unico contro, se fosse stato anche il controller in alluminio sarebbe stato tutto perfetto, ma per il resto non possiamo lamentarci. Ho effettuato anche altri test passeggiando con il cane, in skate e in palestra. Qui non è andata bene perché, essendo cuffie con il filo, se non siete organizzati bene possono risultare molto fastidiose e non tanto pratiche. Tornando a noi, in fondo al filo trovate il classico jack da 3,5 in alluminio e una maniacale cura nei dettagli. Fate caso al logo Xiaomi impresso sullo snodo delle cuffie. Fantastico. Passiamo ora alla parte più importante, la qualità audio. Sono cuffie pensate per dispositivi portatili, non certo per gli amanti della musica classica, quindi sono ottimizzate per smartphone e lettore MP3. Infatti la Xiaomi le ha pensate come cuffie da affiancare ai propri smartphone, che nella maggior parte dei casi ne è sprovvista. I bassi sono profondi e si sentono bene, i medi, essendo cuffie factotum, non hanno problemi. Per gli alti iniziamo ad avere qualche problemino, quando alziamo troppo il volume della musica e avvertiamo la classica distorsione, ma questo succede con tutte le cuffie di produzione cinese che io ricordi. Per concludere, sono rimasto affascinato da queste cuffie e la mia opinione non può che essere positiva. Quindi, arrivati a questo punto, vi chiederete: chissà quanto costeranno queste cuffie della Xiaomi? Solamente 8 euro su Amazon e anche meno su siti tipo Gearbest. Sì, avete capito bene, anche meno. Io spero che questa recensione vi sia piaciuta, in tal caso mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi i miei video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete altre cuffie in ear da propormi o che vorreste vedere sul canale. Vi lascio come al solito i link per acquistare le cuffie sia su Amazon sia su Gearbest. Grazie per essere stati qui con me, ci vediamo al prossimo video. Ciao!